Bellissime le coreografie dei tifosi dopo gli incidenti del prepartita e via con la sintesi dell'incontro diretto dall'arbitro Collina. Innanzitutto c'è questa iniziativa di Ferrara. Il pallone portato da Zambrotta che stringe in mezzo, cerca lo spazio per il tiro, lo effettua e la presa non difficile da parte di Bucci. Adesso calcio di punizione per il Torino, sulla palla c'è Brambilla. Va a scodellare un pallonetto, conclusione al volo di Ferrante e qui è Del Piero a dirgli di no. Il contrasto era stato proprio di Alex Del Piero. Con i piedi Bucci, troppo alto il pallone per Silenzi. Poi uno scatto da parte di Ferrante, buona l'occasione, il pallone che viene spedito sopra la traversa. Ancora gioco acrobatico a centrocampo, una partita molto spezzettata con parecchi falli. La partenza di Del Piero, Del Piero contro Bonomi. Lo supera con molta eleganza, poi c'è questo contrasto, Tacchinardi, Brambilla e la palla in gol. 24esimo, Juventus 1, Torino 0 e autogol veramente rocambolesco di Brambilla. Episodio sfortunatissimo per i Granata, con un banale contrasto che spedisce la palla avvelenata sotto l'incrocio dei pali. Vale la pena rivedere l'episodio nel quale il potenziale passaggio di Tacchinardi per Del Piero diventa un tiro imparabile. Reagisce il Torino, calcio di punizione, respinta della difesa. Ancora il pallone che si impenna, Brambilla supera Davids. La possibilità del traversone, tre tentativi, Lentini, Galante e infine Silenzi. Niente da fare, occasione però mancata in maniera piuttosto clamorosa. Bucci con i piedi, la partenza di Ferrante e finisce giù. E qui l'impressione è che l'intervento di Montero su Ferrante lanciato a rete sia da ultimo uomo, ma Collina lascia correre. Con i piedi sempre il portiere del Torino, è lo schema solito a cercare la torre di Silenzi, colpo di testa di Silenzi, ancora una partenza di Ferrante, atterramento in area. Qui le gambe alzate di Montero impediscono a Ferrante di concludere verso la porta e siamo al 33esimo. Primo rigore contro la Juventus, pensate, dopo 40 domeniche. Rincorsa di Ferrante, pallone in gol. 13esima rete per Ferrante, quinta su rigore con l'attaccante che mima il toro nella sua corsa gioiosa dopo il gol. 1-1 e si va al secondo tempo. Incursione di Pessotto, gli si fa incontro Brambilla. Poi decentrato a sinistra Inzaghi, il cross e di un nulla manca, posizione di centravanti, la conclusione, la deviazione Del Piero. Adesso la squadra di Mondonico con Lentini, a fondo alla vecchia maniera, tiro molto forte, deviazione in calcio d'angolo di Van der Sar. Dalla bandierina la Juventus con Tacchinardi, il tocco di Ferrara e il pallone a sorpresa in rete. 21esimo, Juventus 2, Torino 1, ma anche in questo caso è la deviazione di un torinista, Lentini, con la coscia a ingannare il portiere Bucci. Juventus con Davids, anche per lui una grande partita, il pallonetto davanti per Zambrotta, entra in area, termina a terra dopo il contrasto con Maltagliati. E anche qui sono le gambe alzate che non colpiscono la palla di Maltagliati a dire che il rigore è legittimo e siamo al 28esimo. La rincorsa naturalmente di Alex Del Piero contro Bucci. Battuta di destro, pallone in gol, Juventus 3, Torino 1 e per Del Piero è il 7° gol in campionato. Siamo nel finale della partita, calcio d'angolo per i Granata. Una mischia, c'è un tentativo di rovesciata di Tricarico che termina a terra. Vediamo la ripetizione con Ancelotti arrabbiato e i suoi buoni motivi, perché se c'è spinta di Zidane è veramente impercettibile. Comunque calcio di rigore e la rincorsa è di Ferrante. Ferrante contro Van der Sar. Il suo destro, anche qui palla in rete. Juventus a 3, Torino 2 e gol numero 14 per Ferrante. Modonico, per tre quarti di derby non si sono visti i 32 punti di differenza che in classifica separano la Juventus dal Torino. Poi è capitato la seconda autorete e si è visto tutto. Complimenti a parte, e stasera però il Torino guardandosi dietro vede una classifica più corta e tante avversarie che vengono avanti minacciosamente. Preoccupato? Però gli avversari vengono a Torino, perciò è chiaro che domenica prossima Torino-Verona sarà una grande partita perché lì ci giocheremo il nostro scudetto, il nostro campionato e noi cercheremo di metterci la voglia e l'abilità che ci abbiamo messo oggi per vedere come andrà a finire.